Platone, seconda puntata, sempre relativa alla sua vita disavventurosa, ma incentrata però sull'amore, sulla concezione, la pratica dell'amore da parte di Platone. Ci è stato intimato di tenere, per me è una follia, però obbedisco. Dobbiamo tenere le mascherine, per me è una follia a distanze abissali come questa che per fortuna abbiamo in questa classe, però il DPCM, l'ultimo DPCM ci ha imposto questa ulteriore restrizione. Meno male che siamo in presenza, accontentiamoci, dobbiamo per forza tenerci le mascherine anch'io, e quindi se a un certo punto mi vedete soffocare, non vi spaventate. Allora, eravamo arrivati al 387 avanti Cristo, data memorabile per la storia del pensiero filosofico-scientifico, la data appunto della fondazione dell'Accademia Platonica. Abbiamo già detto cosa fece scolpire sulla porta d'ingresso Platone. Forse questa sarebbe stata la cosa che avrebbe dovuto colpirvi di più. Non entri chi non sa di geometria! Quindi, perché certo, no, essere colpiti da un portone di legno massiccio, non so, con questa scritta, quindi con gli spigoli. Formalmente l'Accademia era un'associazione di culto, un'associazione religiosa centrata sul culto di Apollo, ricordate il dio di Socrate, sul culto di Apollo, il dio della conoscenza, il dio del sole, luce, conoscenza, e delle nove muse. Le nove muse, no, sapete, erano appunto i diversi simboli dei diversi tipi di conoscenza dell'antica, così come erano pensati, classificati dagli antichi greci. Per esempio, la musa Urania era la musa dell'astronomia, e così molte altre di cui forse avete anche sentito parlare. E quindi le nove muse rappresentavano un'enciclopedia. L'enciclopedia erano i simboli dell'enciclopedia del sapere, no? Di tutte le discipline, tutti i tipi di conoscenza, tutte le scienze così come erano intese allora, dalla matematica alla danza, perché anche la danza, la musichè, quella che i greci chiamavano musichè e che era al tempo stesso poesia cantata e danzata, era insieme la stessa cosa, poesia, canto e danza contemporanei. Dunque l'intero scibile umano. Bene. Dunque, in questo senso, l'Accademia era di fatto poi era un centro di non solo di insegnamento scientifico, filosofico scientifico, ma anche di ricerca, in quel momento diventa il massimo centro di ricerca filosofico-scientifica, almeno del mondo del Mediterraneo, dell'area del Mediterraneo. Emanuele? Perché sei così immobile? Hai un crampo... Tu sei mancino, hai un crampo al braccio sinistro. Allora, in questo, da questo punto di vista, l'Accademia di Platone nasce anche in alternativa a un'altra scuola, grande scuola, istituita qualche anno prima dal retore Isocrate, una scuola però con un programma diverso, una scuola appunto retorico-sofistica, per così dire, e quindi di tutt'altro orientamento. Entrambe queste scuole,
erano naturalmente le due scuole fondamentali alle quali si iscrivevano aristocratici, rampolli di famiglie aristocratiche, ma anche di famiglie borghesi ricche di Atene. Quindi erano due modelli di formazione, in particolare due modelli di formazione, poi di formazione ovviamente culturale, ma alla fine di formazione politica, perché l'obiettivo di tutti gli studenti di quasi tutti gli studenti di allora, sia che si iscrivessero alla scuola di Socrate, sia che si iscrivessero a quella all'Accademia di Platone, era fare carriera politica. Però appunto su due basi culturali, su due basi conoscitive diverse, contrapposte, almeno parzialmente antitetiche o comunque in alternativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'obiettivo dell'Accademia aveva sempre un risvolto politico. Platone non abbandona del tutto la sua originaria ispirazione politica, o quantomeno la convinzione che comunque il filosofo deve sporcarsi le mani con la politica, deve fare quanto più possibile per lui per migliorare la situazione politica, quindi la condizione reale degli uomini, delle comunità umane. Non lo deve fare, ormai Platone aveva capito, vi ricordate la settima lettera, aveva capito che non lo poteva fare come politico attivo, ma lo poteva fare formando dei buoni politici, lo poteva fare ricercando quale fosse il modello migliore di Stato e quindi poi formando dei veri politici, dei politici scientifici, dei politici che poi avrebbero agito una volta arrivati a cariche politiche, amministrative, avrebbero agito in modo scientifico, cioè per il bene collettivo, per il bene dell'intera cittadinanza, non solo di una sua parte o addirittura di una sua sottoparte. Ovviamente per stabilire il modello migliore di Stato, lo Stato giusto e quindi poi il politico giusto, occorreva avere una scienza completa, perché il politico giusto è il politico che conosce, è il politico scienziato, perché se deve fare economia, se deve prendere delle decisioni economiche, deve conoscere la scienza economica, per esempio, ma deve avere una cultura enciclopedica, deve essere, appunto, i politici devono essere dei filosofi, cioè degli scienziati. Ma qui adesso sto anticipando, no? Qui in ogni caso il succo importante è l'Accademia, secondo Platone, era lo strumento per nel medio-lungo periodo, non immediatamente, per migliorare la situazione politica di Atene. L'unico modo, data la degenerazione che era avvenuta, l'unico modo era formare una nuova leva di giovani capaci di poi di cambiare la situazione politica, cambiare il livello della politica ateniese, ma non solo ateniese. Vedremo poi che questo programma di Platone in realtà sarà la base, una delle basi fondamentali della civiltà europea e quindi non solo della politica, ma anche della politica europea. E se siamo qui ora a fare questa lezione in questa istituzione scolastica, lo dobbiamo anche e forse soprattutto a Platone, perché le radici di questa istituzione scolastica, della nostra scuola di oggi, sono decisamente platoniche. Sono nell'Accademia, molto più nell'Accademia che nella scuola
nella concorrenziale scuola di Isocrate. Bene, allora, come si viveva nell'Accademia? Ecco, questa però è per noi una piccola differenza, non per molti studenti, soprattutto anglosassoni, ma non solo, che studiano nei campus universitari, perché allora l'Accademia di Platone era organizzata come le comunità pitagoriche, quindi studenti e docenti vivevano insieme, nell'Accademia si viveva, si dormiva, si mangiava, così come appunto nelle scuole superiori, in molte scuole superiori e università anglosassoni, ma non solo, cioè altri paesi hanno preso a modello quelle università. E però, a differenza delle comunità pitagoriche, non erano ammesse le donne. Questa era sicuramente questo era un elemento regressivo. No, vi ricordate, nelle comunità pitagoriche erano ammesse le donne e anche soprattutto le etere, le prostitute, perché erano le poche donne indipendenti. No, poi c'era qualche magari vedova ricca e allora era un altro discorso, ma altrimenti mica scemi, no? Va bene, lasciamo stare. A partire da Pitagora, quel furbone di Pitagora. Allora Platone no, le donne non possono entrare perché non sanno di geometria, non possono sapere di geometria, non so, vabbè, una discriminazione, tra l'altro una discriminazione che non corrisponde poi, come vedremo almeno completamente, alla sua teoria politica, lo vedremo perché. In ogni caso, però, questa discriminazione è anche connessa ad un'altra concezione appunto dell'amore, la concezione platonica dell'amore. Secondo Platone, ma in questo diciamo Platone si basava su un costume e su anche un'ideologia propria di una della parte più, possiamo dire, illuminata dell'aristocrazia ateniese, la quale sosteneva che il miglior amore era quello che aveva come scopo l'educazione e la formazione dei giovani, e naturalmente i giovani erano i giovani maschi, quindi il miglior amore era l'amore omosessuale tra un adulto e un adolescente. Adolescente vuol dire teenager, dai 16 ai 18 anni, la vostra età. Perché era migliore? Era migliore appunto se e solo se il rapporto affettivo, il rapporto emotivo, la relazione erotica fosse il mezzo, solo se era il mezzo, per educare il giovane, per far maturare il giovane, perché appunto l'amore diventasse il ponte, o se volete l'elemento di trasmissione, dell'educazione, della cultura, della conoscenza dell'adulto verso il giovane, una sorta di travaso, travasi comunicanti dall'anziano, dall'adulto al... anziano vuol dire 30 anni, per allora, dall'adulto al giovane. Attenzione però, questa era soltanto, diciamo così, era il riferimento culturale tradizionale appunto dell'elite aristocratica ateniese, ma non era esattamente la concezione di Platone. Allora, Platone sicuramente non solo non si sposò mai, ma non ebbe mai nessuna relazione affettiva con donne.
al contrario, ebbe relazioni affettive con giovani discepoli, ma lui teorizzava e forse anche praticava che il vero amore, la forma più intensa di amore fosse quella che non si basava su rapporti fisici. Quindi amore puramente ideale. Da qui l'espressione amore platonico. No? Sapete che amore platonico vuol dire un amore che è puramente interiore, puramente spirituale e non ha nessuna implicazione sessuale, astenendosi da qualsiasi, cioè, dalla relazione sessuale, no, ovviamente, probabilmente da una stretta di mano, ecco, o un abbraccio. Bene, tanto adesso non possiamo nemmeno stringerci la mano, quindi tranquilli, è facilissimo. Sì, anzi, siamo nelle condizioni per capire meglio. Attenzione però, nei suoi scritti, in particolare nei suoi due dialoghi basati sull'amore, che parlano d'amore, ben due dialoghi, e cioè il Fedro e il Simposio, soprattutto il Simposio. Nei suoi dialoghi Platone, pur sostenendo che il miglior tipo di amore è quello appunto tra un adulto e un giovane, nel momento in cui il fine di questo rapporto è la formazione del giovane, e l'amore, quindi il rapporto affettivo, è un mezzo di questa formazione, in questo tipo di amore è meglio astenersi da qualsiasi rapporto sessuale, ma non è assolutamente vietato, ovvero si può. In realtà Platone chiama questa relazione amicizia, la chiama amicizia, per lui però è appunto è la relazione amorosa migliore che ci sia. Si può essere, scrive comunque, che si può essere amici anche facendolo ogni tanto, il meno possibile, però la cosa migliore per essere veramente, profondamente, completamente amici è astenersi. Quindi non c'è, da parte sua, non c'è un divieto assoluto, c'è un invito perentorio alla moderazione e poi invece soprattutto l'argomentazione dell'astensione da rapporti sessuali come il vertice dell'amore, appunto, da qui l'espressione amore platonico. Però spesso viene fraintesa come se Platone assolutamente avesse proibito qualsiasi relazione sessuale, invece non è così. Bene, quindi anche per questo potete capire, no, come funzionasse l'Accademia. Adesso. No, proprio non c'entra niente. Proprio Rocco Siffredi non c'entra assolutamente niente. Per Platone, adesso lo vedremo, ma per Platone in generale l'elite aristocratica ateniese, l'amore alla Rocco Siffredi, l'amore uomo-donna, era un amore volgare, era un amore deteriore, il cui unico scopo, la cui unica legittimazione era la riproduzione, era la procreazione, ma altrimenti non è, perché non era un amore intellettuale, mentre l'altro tipo di amore era sostenuto come la forma migliore, perché doveva essere un amore intellettuale, un amore che aveva come scopo il potenziamento intellettuale degli amanti. Bene, per 20 anni Platone insegnò, insegnò e studiò e ricercò e quindi produsse la sua filosofia.
condusse la sua ricerca filosofico-scientifica, e di nuovo nel 367, quindi era tornato a Itaca, no, nel 387, vi ricordate, dopo 10 anni di odissea filosofica, e dopo a Itaca Atene, nel senso, era tornato, la sua Itaca era Atene. Ma 20 anni dopo, come secondo anche alcune altre leggende ulteriori relative a Odisseo, 20 anni dopo se ne riparte, di nuovo torna a Siracusa. Siracusa è una città meravigliosa, credo ci siate stati. Comunque torna a Siracusa. Perché? Perché era morto Dionigi il Vecchio e quindi era diventato tiranno di Siracusa il figlio Dionigi il Giovane. E Dione, il famoso Dione, stava cercando di indurre Dionigi il Giovane a quel punto a far propria e a mettere in pratica ed applicare la teoria politica che nel frattempo Platone aveva ulteriormente sviluppato, approfondito. E quindi Dionigi il Giovane chiede a Platone di venire a Siracusa. E Platone ancora una volta va a Siracusa. Niente di fatto. Più o meno stessa situazione che si era prodotta 20 anni prima con il padre, torna ad Atene. Qualche anno dopo viene richiamato, quindi ancora una volta Dione questa volta dice: no, guarda che questa volta Dionigi il Giovane è veramente interessato. Torna addirittura una terza volta, chiaramente perché non dimentica la sua vocazione politica giovanile, quindi vuole trovare la possibilità di mettere in pratica la sua teoria politica per vedere se poteva funzionare bene o meno. Va malissimo, peggio che mai, rischia di essere condannato a morte da Dionigi il Giovane, e riesce grazie a diciamo così all'azione di Dione, riesce a fuggire prima di essere arrestato e ucciso, riesce a fuggire e questa volta se ne torna definitivamente ad Atene e non si muoverà più da Atene fino alla sua morte a 80 anni, quindi potete fare voi il calcolo nel 348 avanti Cristo. Bene, avanti Cristo. È timido, non entra. Vabbè. No. Allora, a questo punto, in questi ultimi nemmeno 10 minuti, ci occupiamo delle opere. Allora, Platone è il primo filosofo di cui, come l'avevo già detto all'inizio dell'anno, di cui abbiamo l'intera opera e anche di più, perché fin dall'antichità molti epigoni di Platone scrissero dei dialoghi facendo finta di essere Platone, cioè spacciandoli come dialoghi di Platone, in realtà erano degli apocrifi, no? Cioè degli scritti la cui attribuzione era falsa. Quindi non erano dialoghi di Platone doc, ma erano dialoghi di imitatori dei dialoghi genuini, autentici di Platone. Quindi oggi noi abbiamo 13 epistole, tra cui la settima di cui vi ho detto, un discorso in difesa, un discorso apologetico intitolato L'Apologia di Socrate, che è la trascrizione
da parte di Platone dei discorsi in propria difesa che Socrate aveva fatto di fronte al tribunale popolare degli ateniesi. Apologia, famosissima opera, la leggeremo. Apologia di Socrate. E poi 34 dialoghi, scrisse solo dialoghi. 34 dialoghi, però 7 di questi 34 sono di attribuzione incerta. Cosa vuol dire? Vuol dire che sugli altri 27 tutti gli esperti sono concordi. Nessuno mette in discussione la paternità degli altri 27. Invece, almeno qualcuno mette in discussione la paternità degli ulteriori 7. No, non c'è concordia. Alcuni dicono che sì, sono dialoghi di Platone, poi a seconda naturalmente di quale, e altri invece dicono no, non sono di Platone. Quindi possiamo dire sicuramente conosciamo, leggiamo, possiamo leggere, potete leggere, pensate che meraviglia, 27 dialoghi che quasi sicuramente sono di Platone, sono genuini, scritti autentici di Platone. Dialoghi, perché scrive solo dialoghi? Perché è un discepolo di Socrate, ma voi direte allora non avrebbe dovuto scrivere niente. No, perché per Socrate sarebbe stata una perdita enorme, per Platone sarebbe stata una perdita enorme non tramandare l'insegnamento socratico. Allora, proprio per amore nei confronti del suo maestro, scrive, ma scrive nello stile, nella forma letteraria più vicina possibile all'insegnamento orale, all'oralità, e cioè il dialogo. I dialoghi da lui scritti, nella sua intenzione, ma in parte anche nella sua realizzazione, sono dei verbali, almeno alcuni, i primi, adesso poi mi spiego, sono dei verbali, quasi delle registrazioni, dei dialoghi che Socrate conduceva, come sapete, per le vie e le piazze di Atene. Ok? Quindi in questa maniera Platone riteneva di non aver tradito il suo maestro, perché comunque aveva scritto in un modo quasi uguale all'insegnamento orale. Anche tu sei assolutamente immobile come una statua. Non stiamo giocando alle belle statuine. Bene. Allora, 27 dialoghi divisi in tre, divisi dai critici in tre gruppi. Il primo gruppo sono i dialoghi giovanili, detti anche dialoghi socratici, perché si pensa che siano effettivamente trascrizioni fedeli del pensiero di Socrate. Il secondo gruppo viene chiamato dialoghi della maturità e, a differenza dei primi, hanno sempre come protagonista Socrate, ma in realtà ciò che Socrate sostiene è lo sviluppo platonico del pensiero socratico. Non è sacco, non è del tutto farina del sacco della farina di Socrate, ma è anche farina del sacco di Platone. È anche la rielaborazione e sviluppo del pensiero socratico da parte originale, da parte di Platone. Bene, terzo ed ultimo gruppo, i dialoghi della maturità, che espongono una sorta di revisione critica. Anzianità,
È perché io mi consiglio, essendo io anziano, invece mi sento maturo e basta. Quindi. Allora, dialoghi dell'anzianità. I dialoghi dell'anzianità contengono una revisione critica e un approfondimento, un ampliamento, anche una riforma della filosofia che Platone aveva elaborato appunto nei dialoghi della maturità. Quindi i dialoghi dell'anzianità o vecchiaia sono quelli maggiormente platonici, o forse possiamo anche dire totalmente platonici, in cui viene sempre Socrate, salvo una o due eccezioni, sempre Socrate espone una filosofia, un pensiero filosofico che però corrisponde in realtà al pensiero filosofico di Platone. Attenzione, concludo. Quanto mi manca? Qui l'orologio non c'è. Quanti minuti mancano alle 50? Sono già le 50. Allora, ultimissima cosa. Intanto puoi agire, Pablo, se vuoi. Allora, dicevo, ultimissima cosa. Comunque Platone non scrive tutta la sua filosofia, i dialoghi di Platone non contengono l'intero suo pensiero, perché lui riservò una parte del suo pensiero alla completa oralità, quindi in questo fu totalmente coerente con il metodo socratico. La parte più profonda, la parte anche più difficile del pensiero filosofico-scientifico di Platone la espose oralmente, solo oralmente e solo ai suoi allievi migliori, ai suoi allievi più avanzati all'interno dell'Accademia. Quindi poi dovremo... Quindi voi direte, ma come facciamo a conoscerne qualcosa? Perché alcuni dei suoi allievi presero appunti, come alcuni di voi non stanno facendo adeguatamente, presero appunti, e in particolare quello che prendeva più appunti di tutti era Aristotele, il famoso Aristotele, discepolo di Platone, membro dell'Accademia, prima studente, poi insegnante nell'Accademia di Platone per 20 anni. No, Aristotele appunto ci lasciò gli appunti delle lezioni di Platone, quindi ne sappiamo qualcosa grazie soprattutto a questi appunti. Vedete quanto sono importanti gli appunti? Non nel mio caso, naturalmente. Bene, a questo punto ce la facciamo? Sì? Bene.